dalla 71esima mostra del cinema di Venezia, funestato da vento, pioggia e freddo. L'aspettavamo così tanto, il film di Mario Martone su Giacomo Leopardi, Il giovane favoloso, che alla fine ci ha deluso. Era un progetto titanico, importante e difficile, ma nonostante gli sforzi dell'attore per essere all'altezza, degli sceneggiatori per le ricerche filologiche e della regia, che in alcuni momenti cerca soluzioni sperimentali, il risultato non è all'altezza della promessa. Va la felicità. E sperando e sognando, la godeva. Ed è passato, ne tornerà mai più, certo mai più. Presentato il director's cut di Nymphomaniac 2, forse troppo in ritardo rispetto alle copie circolate in streaming. Concept of the Silent Duck. Il regista non ha concesso interviste e non si è presentato in conferenza stampa, ma ha preferito collegarsi via Skype a un laptop. But he called me a year before we started and said, Stella, my next film will be a porno film and I'd like you to play the male lead in it. And I said, yes, Lars. And then he said, but you will not get to fuck. Dopo aver visto Words with Gods, il film collettivo sulle religioni, prodotto da Guillermo Arriaga, andiamo a sentire cosa ci raccontano i registi. Io credo che ogni esperienza umana sia caratterizzata dalle contraddizioni e dunque anche la religione non sfugge a questa legge, per così dire. Credo anche che un cineasta sia impegnato nei confronti dell'umanesimo e non certo della purezza della religione. Hindu musulman, hai vai. You know, the last one is a lager. Credo che il miracolo ci sia, sicuramente nell'ultimo film, ma anche, diceva Alex, alla fine del mio cortometraggio, in fondo cioè è un miracolo quello che avviene, perché vediamo che questo malato che sta per morire di fatto è come sembra essere diventato Dio per quello che sa, e non soltanto, c'è anche il miracolo della nascita in un altro film. Not break, even if we, let's say in my short we had discussions about different other options, he said. Vorrei dire che, come molti di voi probabilmente sanno, io nasco come architetto e non come cineasta, e come ogni bravo architetto sa, la riuscita di un edificio spesso dipende da chi l'ha commissionato, e questo discorso vale per qualunque opera, qualunque grande opera. È sicuramente merito di un artista, ma è anche merito di una persona illuminata e di genio che ha commissionato quest'opera. Pensiamo anche alle opere di Michelangelo, e quindi voglio cogliere questa occasione per rendere davvero omaggio a Guillermo, che ha avuto questa idea per questo progetto e che è stato davvero nei confronti di tutti noi un partner illuminato nel concepire il progetto e nel voler mettere insieme una visione in qualche modo collegata, una visione di insieme, ma consentendo a ognuno di noi di mantenere la propria autonomia e la propria indipendenza. Questo era il nostro mantra, continuava a ripeterci: questi sono i vostri film e siate liberi di farli come volete. E credo che questo sia davvero una delle ragioni del successo di questo progetto. Hay que vivir y morir con lo que se hace. Clear signs, look for any patterns that we can find. Se secondo lui è possibile un rapporto autentico fra appunto religione e tecnologia. I want to give you the example. We have a mosque, and the one of the mosque is very close to my house. And in the morning, like 5 in the morning, someone make azan. Azan is Allahu Akbar with the huge speaker. And one day I go to find them, I say, hey, send a message from Skype, send a message from Skype. Before, no message, no technology. No, they're calling me, it's no technology, that's them.
The one guy goes, hey, come to the mosque to pray for the God and Muhammad. And still we're searching, searching.